Sono molto dispiaciuto che Torino abbia perso il Salone dell'Automobile, ma a me è parso evidente che gli organizzatori avessero già deciso a priori di andare da un'altra parte, ecco, indipendentemente da quello che è successo, anche perché avevano già pronti un posto e una data, quindi a mio avviso hanno solo cercato un pretesto. Non penso che si possa creare una spaccatura nel movimento su una questione come il Salone dell'Auto. Ci sono delle questioni su cui possono esserci dei momenti dialettici, ma insomma non faccio una tragedia sul Salone dell'Auto da Torino a Milano, del resto non è da quello che dipende il destino di una città come Torino, ecco. Ma non è grave, state tranquilli, non è in ospedale, non è successo niente. Non si dimette? Ieri ha detto delle cose, forse domani ne dirà altre. Quindi non si dimetterà? Non sono io che ho la sfera di cristallo e vi posso dire queste cose. Io sono sempre per la libertà di opinione, di espressione, quindi mi auguro che nel Movimento 5 Stelle ci sia sempre spazio per esprimere la propria opinione. Quindi spero che anche questa volta Chiara riesca a ricomporre la sua maggioranza trovandosi di fronte a divergenze di opinioni, ma è già successo altre volte, quindi io spero che si riesca a dialogare, a parlare e che si riesca a ricucire in modo che si possa andare avanti.